Oggi siamo partiti dallo stacco. Abbiamo fatto uno stacco regular con un bilanciere. Ci sono varie possibilità e in base al tipo di lavoro che vogliamo andare a fare. Possiamo fare uno stacco rumeno, dove quindi chiaramente si parte con un bacino, il bacino rimane molto più alto, vengono semplicemente sbloccate le ginocchia e il focus è molto di più sulla catena posteriore. Quindi lavoriamo un po' di più, lo sentiamo sui femorali, sul gluteo al lavoro. Mentre l'esercizio che abbiamo fatto noi, nella nostra variante, è molto più completo. Dopodiché abbiamo fatto uno squat con delle kettlebell. Si può anche utilizzare chiaramente dei manubri o un bilanciere. Lo squat si può fare in una variante con un bilanciere sulla schiena, quindi un back squat o un front squat. E poi chiaramente dipende sempre dal soggetto che stiamo allenando e tutta la programmazione va sempre in base agli obiettivi. Dopo il lavoro di squat con i manubri abbiamo introdotto anche la slitta, che è un ottimo esercizio, anche questo è un esercizio molto completo, multiarticolare, dove abbiamo lavorato tanto con le gambe, l'addome. E dei tre esercizi, Gaia, quale ti è piaciuto di più, quale ti è piaciuto di meno? Ok, allora, che mi è piaciuto di più? Sicuramente lo squat, perché è un esercizio che solitamente proprio mi piace di più. E poi mi sono trovata molto bene anche con le due kettlebell. Ok. Invece, che mi è piaciuto di meno, come difficoltà, ho fatto più fatica a farlo, è stata la slitta, sia per la schiena, che mi dicevi appunto di tenerla bene, esatto, sia come spinta, perché come dicevi tu, ho lavorato tanto, tendevo a spingere con le braccia, certo, piuttosto che con le gambe, corretto? Sì, è molto legato al fatto, secondo me, che tu un esercizio avevi un movimento che avevi già eseguito. Quindi è molto importante prima di tutto allenare il movimento e dopodiché aggiungerci il carico. Quindi si lavora prima sulla mobilità, come abbiamo fatto noi oggi, poi si va a lavorare, si struttura il lavoro e alla fine si fa sempre una parte di stretching. Avendo invece dei movimenti che tu hai già eseguito, in cui tu sei un po' più confident, è più facile portare a casa un buon risultato e apprendere un nuovo movimento richiede chiaramente più tempo. Per sfatare questo falso mito, oggi abbiamo infatti preparato un workout total body, quindi il falso mito dell'allenamento delle donne con i pesi. E molte donne in realtà, oltre ad aver paura dei pesi, hanno paura di allenare la parte alta del corpo. Abbiamo fatto un lavoro total body con Gaia e siamo partiti con dei piegamenti a terra. Per ogni esercizio abbiamo eseguito una propedeutica, quindi abbiamo eseguito un movimento o comunque una serie con un carico più basso per poi andare a raggiungere il carico che ci interessava, quindi il carico allenante per noi. Nel caso dei piegamenti a terra, non avendo avuto un carico o un bilanciere, abbiamo giocato con il suo peso corporeo, quindi siamo partiti lavorando con le ginocchia appoggiate a terra per poi andare a lavorare a gambe stese, quindi chiaramente avendo un'intensità più elevata. Dopo il lavoro con i piegamenti a terra che abbiamo fatto, abbiamo lavorato anche con la panca inclinata e abbiamo fatto una spinta, ok, manubri verso l'alto, e quindi abbiamo coinvolto tutti i muscoli di spinta, abbiamo lavorato con la spalla, con il tricipite, con il pettorale. Quale dei due esercizi hai preferito e come mai? Perché? Allora, ho preferito fare i manubri sulla panca inclinata perché mi sentivo più stabile, okay, e riuscivo a fare meglio il movimento. Invece con i piegamenti, con le ginocchia appoggiate non ho fatto fatica, ma con le, okay, ginocchia non appoggiate invece sì. Quindi, e poi è un esercizio che di solito tendo già a fare, quindi avevo più confidenza. Ok, abbiamo applicato lo stesso concetto anche sulle trazioni, quindi abbiamo la possibilità di lavorare sia in presa inversa che in presa prona, utilizzando degli elastici in partenza, chiaramente in base al nostro peso corporeo, all'intensità del lavoro, per scaldarci, per poi andare a lavorare a corpo libero, dove chiaramente l'intensità è molto più elevata nelle trazioni, è un esercizio molto intenso. Ma adesso ci racconti tu, Gaia, qual è stata la tua esperienza? Hai già risposto a tutto, perché effettivamente con l'elastico l'esercizio è meno intenso, infatti riuscivo anche a pensare meglio al movimento, anche quando mi hai detto non alzare le spalle. Invece quando non c'è l'elastico effettivamente è più complesso e quindi anche l'aiuto delle spalle, poi non so se le ho tenute in modo corretto. No, andavano bene e chiaramente bisogna prestare molta attenzione, chiudere le scapole, bloccare e portare in avanti il petto. Esatto, quindi è più complesso per quello, e meno aiuti, anche l'esercizio è più strong. Avendo un'intensità ridotta, come siamo partiti noi, ti aiuta a gestire sicuramente meglio il movimento. In, certo, questo caso ho sentito tanto lavorare i bicipiti. È giusto, qualcosina, che tu senti i bicipiti, in realtà è un esercizio per il dorso, quindi, okay, dovresti sentire un po' di più il dorso e i bicipiti. Nella presa inversa è un pochino più coinvolto, quindi è corretto perché lo senti. Vuol dire che non isolo bene. Vuol dire che dobbiamo concentrarci un po' di più. Il fatto, okay, di concentrarci bene sulle spalle, bloccare le scapole, ci aiuta ad avere una percezione maggiore. Per quanto riguarda la parte alta, quindi abbiamo approcciato i piegamenti a terra,
E abbiamo fatto una propedeutica. E Gaia, raccontaci tu invece qual è stato il tuo feedback su questo tipo di lavoro, di esercizio. Allora, per quanto riguarda i piegamenti, io solitamente non li faccio mai. Infatti, come hai visto, con le ginocchia appoggiate riuscivo a farli, invece con le ginocchia non appoggiate ho fatto fatica. Hai mai dovuto aiutare tu? A gambe stese è molto più intenso il lavoro, abbiamo semplicemente corretto un pochino i gomiti. È fondamentale sempre lavorare sul movimento. Come l'ho già detto, per quanto riguarda i pesi non mi stancherò mai di ripeterlo, perché su tante cose riuscire a trovare una quadra, comunque correggere, avere un buon setup di partenza e mantenere una buona esecuzione, quindi un buon movimento durante tutta l'esecuzione, ci permette di proteggere le articolazioni e di lavorare bene. Quindi, infatti, anche scendere, ho visto che a una certa non mi facevi più scendere troppo perché facevo fatica a esatto, tirarmi su. Esatto, se no poi mi perdevi la colonna, quindi è importante avere una buona attivazione anche del core e essere stabili quando si lavora. Per chiudere il nostro allenamento di oggi abbiamo fatto anche un curl bicipiti con i manubri, partendo con una coppia di manubri da 4 kg per poi andare a lavorare con gli 8 kg. Come potete notare, lei non si è trasformata in Hulk e nemmeno in un orco cattivo, quindi l'allenamento con i pesi va benissimo e anzi ci aiuta come preparazione atletica per un sacco di sport. Raccontaci tu, Gaia, com'è andata? Anche in questo caso benissimo, io sono abituata già a lavorare molto sui bicipiti, con te l'abbiamo fatto anche in modo lento per far vedere bene il movimento e si sente anche di più in realtà. Chiaramente la percezione e l'intensità del lavoro con lo stesso carico è più elevata. Esatto, poi anche qui volevo chiederti, magari è sempre un mito un po' da sfatare, vedo tanta gente che solleva, è meglio aumentare di peso o usare un peso un filino più basso ma fare più ripetizioni? Nel nostro caso, oggi, il nostro obiettivo è quello di fare fitness, quindi di avere un buon livello di allenamento che ti permetta di praticare tutti gli sport che ti piacciono, di muoverti in sicurezza, quindi di avere un buon controllo del corpo, che le tue articolazioni siano stabili e che tu sia protetta. Chiaramente, se la priorità del lavoro è l'agonismo, l'obiettivo è vincere la gara, quindi va un po' a discapito di tutto il resto, però, ripeto, bisogna capire sempre perché si fanno le cose, quindi l'obiettivo è sempre fondamentale in questo caso. A fine allenamento abbiamo dedicato qualche minuto all'allenamento del core. Che cos'è il core? Il core è tutta la muscolatura che protegge il tronco, ok? E che ci permette di proteggere la colonna. Quindi oltre ad avere un beneficio estetico che in questo caso passa in secondo piano, visto che l'addome si fa in cucina, come tutti sappiamo, e non in palestra, e abbiamo fatto vedere una propedeutica, quindi partendo con le ginocchia flesse, dove Gaia in realtà ha fatto l'esercizio senza particolare difficoltà, andando poi a lavorare a gambe stese, dove chiaramente l'intensità sì, e la percezione era più elevata. Però te la sei cavata benissimo, sei stata brava. Grazie. Dicevi che l'addome si fa in cucina, nel senso che l'alimentazione è importante. L'alimentazione è fondamentale, ovviamente, è importante bilanciare il tutto. Quindi le tre componenti sono il riposo, il sonno, l'alimentazione che sia bilanciata, il tipo di lavoro che facciamo, che non vuol dire mangiare poco. Il problema non è mangiare troppo, spesso la gente mangia troppo poco e male. Quindi bisogna sempre avere un'idea di quello che si sta facendo, variare l'alimentazione, e un po' di alimentazione sana ci aiuta a recuperare da un allenamento intenso che abbiamo avuto, insieme chiaramente a avere un ciclo di sonno regolare, quindi avere le 8 ore va benissimo. Molti atleti in realtà dormono anche di più e questo ci aiuta molto nella prevenzione degli infortuni e chiaramente per avere un workout che poi sia ottimale, per essere riposati e poterci esprimere al massimo durante il nostro allenamento. Abbiamo chiuso l'allenamento con lo stretching, che è fondamentale. In questo caso abbiamo fatto decompressione, abbiamo portato le ginocchia al petto, abbiamo scaricato la colonna dal lavoro che abbiamo fatto oggi. Tutti i giorni nella nostra vita quotidiana abbiamo grande pressione nella colonna e il fatto di avere un buon allenamento, una buona preparazione atletica ci aiuta a proteggerla e ad evitare infortuni o comunque ernie e fastidi. L'allenamento serve proprio a questo, quindi deve essere fatto un lavoro specifico per proteggere la colonna. Raccontaci tu, Gaia, cosa ne pensi di questa cosa? Allora, io lo stretching devo ammettere che non lo faccio sempre e infatti sono molto dolorante. Ho sentito tantissimo quando ho fatto gli esercizi di stretching, perché comunque sia, come dici tu, o lo fai sempre o sei tutto un po' bloccato. Ma volevo chiederti, solitamente lo stretching si fa solamente alla fine dell'allenamento o anche all'inizio, e quanto tempo ci dovrei dedicare? Allora, tendenzialmente un allenamento, qua in palestra noi lavoriamo in un'oretta,
se potessimo avere un'ora, un quarto, un'ora e mezza sarebbe anche meglio, per poter dedicare un 5-10 minuti a un'attivazione, quindi una buona mobilità, un warm up, quindi uno stretch un po' più dinamico, okay, dove andiamo già a preparare i distretti muscolari, quindi il nostro corpo al lavoro che faremo successivamente, mentre alla fine dell'allenamento fare uno stretching più statico, quindi andare proprio a concentrarci, dedicare un po' più di tempo a mantenere ogni posizione per allungare bene e aiutare il nostro corpo, la nostra colonna a decomprimersi dal lavoro che abbiamo fatto.